Bentornati con questa nuova parte di Mario Galaxy. Allora, la apriamo così con questa lettera di Luigi che ha trovato un'altra superstella ma non riesce a tornare. Mi dispiace caro fratellino Luigi, mio caro, ma adesso ti lasceremo lì a perire su quell'albero come un povero coglione per almeno un altro paio di parti. Ancora? E che c'è adesso, postino rompi coglioni? Ah, la solita lettera di Peach, va bene. Va bene. E ne avrò bisogno. Allora, in questa parte... Cometa pericolo, sì cazzo. La cometa pericolo del giardino ventoso. Allora, diamogli 25 stroscheggio per spostare le comete. Prima di chiudere come ora il numero che c'è 20, ok, non 25, 20. Sempre meglio. Facciamo gli smaltire lo spunto. No, mi serve la pancia adesso. Piano piano, da quella parte. Da quella parte, via! Vai! Prego, prego, fa sì che... E vai, è tornata la cometa pericolo. Sì, va bene, grazie Sfavillotto, però ci ho fatto abbastanza. Quindi oggi, dopo aver perso 3 minuti così, con le lettere del postino scassamaroni... sì, ecco, mi sono indovinato, oggi faremo... Batteremo il tampone senza mai subire danni. Forza, forza, forza Mario, dai, ceccione gay, non c'è tempo. Arriva la cometa pericolo, vale! Ok, duello col tampone. Sì, va bene, basta, fai perdere tempo, ok. Gran roditore, ti batteremo, brutto ciccione, stupido coglione, corno cazzone, ti schiacceremo col culone, capannone, ok, fare che adesso è lui che mi fa il culo. Vabbè, il duello è sempre lo stesso. Basta solo stare molto attenti, perché qui se non sto attento è lui a fare il culo a me. Vai! Frulla! Bravo, cioè frulla, ormai sono troppo abituato a Crash Bandicoot, non dico piroetta, dico frulla! Vai! Inizia la battaglia cazzuta! Ecco merda, proprio dal lato in cui scappo io deve venire. Guarda, scava come un treno, come una metropolitana. No, 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 no. Ciccione, dove scappi? Sì, ecco, vai. Vai, colpo finale. Ma allora che cos'è una congiura? Vai. Non è ancora finita. Vai. Non scappi, ciccio, ti ho battuto, vai. Oh, siamo per finire, mi sa che in questa parte, ragazzi, finiremo la galassia Giardin Ventoso, se Dio vuole. Ecco la nostra prima superstella di questa parte. Bene, ora ci resta quella misteriosa, che andando a vedere le video ho scoperto come far apparire quella stellina di là. Allora, bisogna raccattare tutte le monetine, punto interrogativo. Oh. Vabbè, la facciamo. Beh, almeno ci proviamo. Vediamo un po' come... come mi viene. Salvare il gioco, ok. Via. Forza, Mario, afferra la stella manina. Galassia Giardin Ventoso, va in questa galassia. Ovviamente fuori dobbiamo fare casino, proprio quando registro la parte. Oh. Periodo dove mi sento così solo. Bravo. Ok, dai, veloci che non c'è tempo. Ok. Eccola lassù. Dai, prendila, bravo Mario. Prendi anche questa. Grande Mario. Ce la stiamo facendo. Vai, vai, ci stiamo facendo, ora c'è un altro pianetino da attraversare, Mario però, è la madonna. Ok, ci siamo, dovrebbe apparire qui adesso, eh. Astro Schegge. Vai, facciamo il pieno. Stellina, eccola laggiù, vai. Diventiamo invincibili, adesso corsa verso il catenaccio, forza, forza, che non c'è tempo. Catenaccio d'oro, ecco bravo, fatti prendere, prima che l'effetto della
la sterile svanisca, ovviamente sempre nella quarta busta deve andare. Via! E anche questa è fatta. È fatta! E? Cazzo, solo 5 minuti, ma porca di quella! Stiamo andando rapidissimi, ora ritorniamo nella dolce ape a salvare Luigi. Che è su quell'albero. Beh, no, dai, Luigi, ti salviamo subito, allora, mi sono sbagliato. Vai. Nuovo capitolo del libro, salvare il gioco, ok. Oh, che si fa? Salva Luigi o si inizia quella nuova di Super Stella? Non ho idea, ma... meglio inizia quella nuova, vai, cambiati idea, voglio lasciare... soffrire Luigi, intanto qui è arrivata una cometa fantasma, porca di quella. Ma perché deve succedere così? Ma questa corsa me la ricordo abbastanza bene, questa corsa fantasma. Spero solo di riuscirci perché mi impappino sempre come un deficiente. Ok, appaiono le comete bullone, sono sempre così, appaiono quando meno te l'aspetti, vai, vai, vai. È una corsa tutta così al sottosopra, ora c'è molte probabilità che io cada di sotto come un deficiente nel cercare di prendere scorciatoie per arrivare prima. Vai, siamo su una zona tutta nuova. Let's go! Sì, ok. Lì c'è una super stella, una nastroscheggia grande, prima di frantumarsi che mi viene addosso. Vai, bravo Mario, se cadevi di sotto ti faccio saltare via la testa. Che cazzo, è vero. Vai Mario. Siamo tutti con te. Non deluderci adesso, Mario, pattinatore gay. Vai con Mario che pagina con un vero gay. Ce la stiamo facendo. Grande Mario, ho usato salto a gay per raggiungere la super stella. Anche questa è fatta, ragazzi, stiamo raccogliendo super stelle alla velocità della luce. 3 stelle in 7 minuti, porca. E la ma... porca Eva. Quante super stelle. 700 stroscheggia intanto, lo so, Villotto fuori dalla camera da letto non si fa vedere. Ah, ok, va bene. Ah, dunque, però, guarda qua, guarda là. Allora, galassia vulcano ghiacciato. Direi di chiudere qui la parte, ragazzi. Siamo, anche se siamo a soli 7 minuti, Nunchaka che comincia a dare problemi. Dovrò cambiarlo, anche se siamo a soli 7 minuti, ragazzi. Ci rivediamo alla prossima. Ciao, ciao.